Buongiorno amici, benvenuti nel canale Team Tortuga, sono Alan Sclosa e oggi parleremo di pesca allo sgombro e all'anzardo. La pesca allo sgombro e all'anzardo è una pesca molto semplice, divertente. La possiamo già insidiare nel sottocosta. Per approcciarci a questa pesca utilizziamo delle canne semplici, possiamo insidiarlo a galleggio con galleggianti fissi o scorrevoli, possiamo optare per canne a fondo per insidiare più a fondo in profondità gli sgombri. Inoltre possiamo anche utilizzare dei piccoli piombi lasciando andare la nostra esca in corrente alla deriva. Oppure possiamo utilizzare esche artificiali come i sabichi. Per questa giornata di pesca utilizzeremo dei piccoli accorgimenti quali possono fare la differenza nella quantità delle alamate. In primis utilizzeremo il nostro motore elettrico, il Motor Guide, il quale ci permetterà di semplificare tutte le operazioni di pesca quali ancoraggio, strisciata e pasturazione. Il secondo strumento che andremo ad utilizzare è l'Active Target di Lowrance, posizionato nella versione forward, il quale guarderà uno specchio di mare dietro la nostra barca e questo ci permetterà sempre di avere il banco di pesce sotto controllo. Il che è fondamentale perché sapremo come si comporta il pesce. Quando lui tenderà ad affondare, noi aumenteremo la pasturazione. Quando invece il pesce aggallerà, avremo maggiori alamate e ridurremo la pasturazione perché il pesce sarà più in frenesia. La pasturazione ovviamente verrà effettuata tramite il pasturatore elettrico. Ora che abbiamo fatto una panoramica delle attrezzature che andremo ad utilizzare, vi spiegherò più nel dettaglio come affronterò la mia giornata di pesca. Per prima cosa, non appena arrivati sul punto da noi scelto, effettueremo una scansione della zona. Io la faccio utilizzando la funzione Genesis, grazie alla cartografia CMAP, il che mi permette di creare una batimetrica e di andare subito alla ricerca di eventuali banchi di pesce. Una volta creata la nostra batimetrica, non faremo nient'altro che marcare il punto prestabilito ed ancorarci con il nostro motore elettrico. Subito dopo solleveremo il motore elettrico ed inizieremo ad effettuare delle azioni di pasturazione per richiamare eventuali banchi di pesce. Una volta effettuata questa operazione, non faremo nient'altro che tornare al nostro punto d'ancoraggio tramite il nostro motore elettrico. Bene, ora che abbiamo fatto il quadro della situazione, non ci resta che preparare le nostre attrezzature e la nostra imbarcazione ed uscire a pesca. Un altro strumento determinante per la pesca, del quale noi non possiamo più fare a meno, è il nostro motore elettrico, il Motor Guide. Questo ovviamente è importantissimo perché uno ci velocizza tutte le operazioni nella giornata di pesca, non dobbiamo più perdere tempo a filare l'ancora, gli ancoraggi non sono più imprecisi, ma semplicemente caliamo il nostro motore elettrico, premiamo un bottone con la funzione ancora e lui si ancorerà in quel posto e da lì non si schioda per tutta la giornata. Se poi dal punto d'ancoraggio vogliamo spostarci, basterà premere sulle frecce direzionali e lui si sposterà più o meno di 1,5 m nella direzione al quale noi gli daremo. Una delle operazioni più importanti che ci permette di fare il nostro motor guide è quella di poter memorizzare il nostro punto all'ancora. Adesso è in funzione ancoraggio e noi salviamo tramite il telecomando, salviamo le coordinate d'ancoraggio. Questo perché?
Quando non vedremo più nei nostri monitor gli sgombri e l'anzardi e non abboccheranno più le nostre lenze, non facciamo nient'altro che sollevare il motore elettrico, accenderemo la nostra motorizzazione dell'imbarcazione, faremo delle strisciate di pasturazione, questo per richiamare nuovamente i pesci, e quando abbiamo finito la nostra azione di pasturazione non faremo nient'altro che ripremere il bottone dove abbiamo salvato le coordinate e lui ci riporterà nel punto esatto dove abbiamo pescato nell'azione precedente. Eccoci qua amici, allora la giornata di pesca è conclusa. Un particolare appunto che ci tenevo a fare è che per la pesca agli sgombri e l'anzardi è stato fondamentale l'utilizzo dell'Active Target. L'Active Target, come sapete, è una sonda Lowrance che si può utilizzare in tre diverse maniere. Noi oggi nello specifico abbiamo utilizzato la visione forward e la visione forward ci permette di vedere dietro la barca. Ed è fondamentale perché ci permette e ci ha permesso in tutta l'azione di pesca di poter monitorare sempre il banco di sgombri e lanzardi dove era posizionato, per cui quando si allontana noi lo vediamo andare sotto ed aumentiamo la pasturazione per poterlo far riagallare in maniera da avere più allamate. Lo vediamo avvicinarsi alle lenze, per cui siamo pronti per le ferrate e sappiamo sempre quello che succede sotto la nostra imbarcazione. Per cui, in conclusione, questo strumento è determinante per l'azione di pesca agli sgombri e agli lanzardi. Noi l'abbiamo già testato ampiamente nel Big Game, e ci ha permesso veramente risultati ottimi e anche oggi è stato fondamentale. Vi posso assicurare che non staccherete più gli occhi dal monitor. Qualche pesciolino lo abbiamo preso, ve l'abbiamo appoggiato sopra il ghiaccio, così vedete anche la bella pezzatura, e adesso non ci resta che rientrare. Imbarchiamo il nostro motore elettrico e andiamo verso terra. Bene amici, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Team Tortuga e di attivare la campanella per le notifiche e continuate a seguirci sulle nostre pagine Facebook e Instagram e allamate i like. Alla prossima uscita!